tema della raccolta, dello smaltimento dei rifiuti, della pulizia della città è uno dei temi più importanti, anche uno dei temi più sentiti dai cittadini, che impatta su tante cose, sull'immagine della città, sulla qualità della vita dei cittadini e anche sulle casse comunali. Visto che io nella mia vita non ho mai nascosto la verità, perché quando bisogna governare qualsiasi cosa bisogna partire dalla verità. Se si fosse partiti dalla verità non avremmo trovato una città con 5 miliardi di debiti, avremmo trovato una città, diciamo, in equilibrio finanziario. Ma evidentemente noi siamo partiti da una situazione che viene da lontano. Io ricordo come si costruisce la tariffa. La tariffa non viene stabilita dal comune. Esiste un'agenzia nazionale che stabilisce la tariffa, che è l'ARERA, che parte da due comunicazioni che vengono fatte. Quanto costa il servizio e quanto è la base imponibile, cioè quante persone potenzialmente debbono pagare, in termini di numero e in termini di superfici. Che cosa? Facciamo una fotografia al 2020. Il 2020 era un anno in cui io, devo dire, avevo il grande privilegio di fare il ministro, avevamo la grande sfortuna di avere il Covid. Nel 2020 il costo del servizio era di 241 milioni. La base imponibile che era stata comunicata era una base imponibile che era costituita da una percentuale molto alta di deceduti, cioè gente che non avrebbe mai potuto pagare perché erano morti, da una base ampia di aziende che avevano chiuso e erano fallite, una percentuale oltre il 20% di tutte le aziende che erano state comunicate, e con superfici e destinazioni d'uso che spesso non corrispondevano alla realtà, perché così si gonfiava la base imponibile. Questo ha creato un enorme contenzioso che noi abbiamo avuto con molti enti pubblici, perché quando si cita questo fatto delle morosità, in realtà sono tutte cause che noi abbiamo come comune con tanti enti pubblici che avevano avuto certi notificati di pagare i rifiuti per superfici che non erano loro, superfici che erano più grandi. Con questa operazione si è tenuta in maniera fittizia bassa la tariffa. Andiamo al 2022, che è l'anno in cui noi ci siamo insediati, perché, diciamo, noi siamo stati eletti alla fine del 2021. Nel 2022, malgrado l'inflazione, malgrado questo, malgrado quell'altro, il costo del servizio è aumentato all'incirca di 8 milioni, quindi a circa 249 milioni. La base imponibile si è molto ridotta perché noi abbiamo avuto una diffida che ci costringeva a eliminare ovviamente quelle che erano le utenze fittizie, e questo ha fortemente ridotto la base imponibile. Questo ha determinato, non per un incremento dei costi, ma soprattutto per una riduzione della base imponibile, questo aumento della tariffa, che si sarebbe dovuta fare nel 2020 e non si è fatta perché si è utilizzata una deroga Covid che consentiva di non aumentare la tariffa fino alla fine dello stato di emergenza. Questo per fare la fotografia della realtà, perché poi dobbiamo partire quindi noi stiamo facendo oggi un atto dovuto, obbligatorio, che doveva essere fatto nel 2020, cioè dall'amministrazione precedente rispetto a quando siamo arrivati noi. Ma lo dobbiamo fare per forza, da un lato perché dobbiamo dire la verità, perché se non diciamo la verità, invece di 5 miliardi di debiti ne facciamo 7 di miliardi di debiti, e dall'altro perché il nostro modo di governare, l'abbiamo detto dall'inizio, è che il nostro modo di governare deve partire dalla verità e dal racconto amministrativo delle cose concrete che esistono, perché se ci raccontiamo delle favole non è che stiamo come prima, stiamo peggio di prima, perché accumuliamo ancora più problemi e ancora più guai. Quindi questo è il primo quadro, perché è meglio che lo diciamo, perché altrimenti sento raccontare le cose che chiaramente nel dibattito politico tutto è legittimo, però nel dibattito politico dobbiamo anche tener conto di quali sono i dati veri e quali sono i dati che sono invece raccontati. Lo stato dell'azienda. Quando abbiamo cominciato a lavorare sull'azienda, quindi un anno e mezzo fa,
avevamo meno di 2.000 spazzini con un'età media di 59 anni, perché questo è il dato di fatto, e avevamo solamente 85-90, adesso non mi ricordo, mezzi di proprietà, con per il due spazzatrici, nessun mezzo per il lavaggio delle strade, mezzi per il prelevamento con età media da 5 a 10 anni. Che determinavano esternalizzazioni molto impegnative, perché la maggior parte del recupero veniva fatto con noli a caldo, quindi pagando esternamente mezzi e personale. Ovviamente questo determina intrinsecamente un aumento dei costi. Quando noi siamo arrivati, abbiamo fatto un concorso per assumere le persone, che è il primo concorso nella storia che è stato fatto in Asia, perché fino adesso tutte le persone che sono entrate in Asia sono entrate per stabilizzazione di categorie protette, gli ex LSU, gli ex BROS, gli ex dipendenti dei bacini, delle autorità di bacina, Salvatore, le aziende, insomma, potremmo fare una lista chilometrica, cioè, quindi non c'è nessuno che è mai entrato in Asia perché ha fatto un concorso. Iacorossi, nessuno. Quando io ho chiesto, vediamo come è stato fatto un altro concorso quando abbiamo fatto il concorso Asia, mi è stato detto non è stato fatto mai. Da quando è stata fatta l'azienda di igiene pubblica a Napoli non è stato mai assunto nessuno per concorso. Noi abbiamo fatto un concorso a cui hanno potuto partecipare tutti senza una raccomandazione, perché qualcuno mi deve dire se qualcuno che è entrato è stato raccomandato, e abbiamo assunto dei giovani che sono entrati là dentro per merito e che non dobbiamo, che io quando sento dire ma quelli non lavorano, quelli non fanno, noi dobbiamo anche rispettare i lavoratori, perché è anche un'offesa nei confronti delle persone che lavorano. Possono essere organizzati meglio, possono imparare di più, però dobbiamo rispettare il lavoro delle persone, perché il lavoro delle persone è sacro quando le persone lavorano, soprattutto dei giovani che sono entrati adesso e che possono dare un grande contributo alla nostra città. Abbiamo fatto una gara per i mezzi, che adesso stanno arrivando i primi, entro il 2025, adesso i numeri li hai scritti tu, però visto che a me i numeri mi piacciono li dico anch'io. Allora, entro il 2025 praticamente noi avremo 153 mezzi, tra cui 20 spazzatrici, le 20 spazzatrici arrivano subito, e quindi di cui 103 nuovi e solo 50 che sono, diciamo, quelli di vecchia generazione, che ovviamente hanno anche costi di manutenzione che sono più impegnativi. Quindi nel giro di 3 anni noi, dal punto di vista dell'azienda, assumeremo più di 500 persone, ridurremo il lavoro interinale, ridurremo i noli a caldo, ridurremo l'esternalizzazione. Adesso è stato fatto un concorso per 100 autisti e quindi questo ci consentirà di avere un'azienda che finalmente perlomeno c'è personale e mezzi, perché senza personale e mezzi la spazzatura non si può togliere da terra. E quindi questo è un primo quadro, e questo lo faremo senza incrementare il costo, perché il PEF 2023-2025 prevede un incremento di costo minimo rispetto alla situazione di oggi. Quindi questo è tutto realizzato facendo un efficientamento dei servizi. Come noi abbiamo assorbito quest'anno un incremento dell'inflazione e del costo di smaltimento e del costo energetico di più del 10% senza incrementare il costo di gestione dell'azienda. Il problema dello smaltimento. Noi abbiamo impianti zero, non ci abbiamo nessun impianto di proprietà. Lo smaltimento del secco indifferenziato ci costa più di 60 milioni all'anno, solo il secco indifferenziato. Lo smaltimento che va chiaramente in parte viene trattato negli stir, poi va al termovalorizzatore. In parte viene ancora oggi portato fuori, perché non abbiamo ancora una capacità di smaltimento al 100%, abbiamo il 20% ancora inferiore, diciamo, di trasporto fuori, e quindi noi abbiamo il costo di smaltimento più alto d'Italia. L'umido viene tutto portato fuori, 150-170 euro a tonnellata, perché non abbiamo neanche un impianto di compostaggio. Questo è il quadro che teniamo oggi. Raccolta differenziata.
Negli ultimi 10 anni il valore medio della raccolta differenziata, che è salito e sceso dell'1-2%, è stato del 35%, il più basso della Campania come città. La media della Campania è superiore al 60%, noi siamo al 35%. Nel nostro piano abbiamo previsto che con minimo incremento di costo riusciamo a passare al 50%, che sarebbe un successo miracoloso rispetto al... che non significa solamente aumentare la percentuale di popolazione servita, significa anche aumentare la qualità della differenziata, perché chiaramente il valore della differenziata che poi ne andiamo a porre sul mercato dipende da come la qualità della nostra differenziata. Chiaro che avendo impianti nostri, ragionando su un ampliamento della raccolta differenziata, avendo impianti nostri di trattamento della materia seconda, il vetro, la carta, che oggi invece noi diamo all'esterno, questo può aumentare in maniera significativa anche l'equilibrio finanziario della nostra azienda e della nostra città. Si diceva prima a Milano scende la tariffa, è perché a Milano vanno i soldi di Napoli. Perché alla fine praticamente gli impianti di smaltimento dei rifiuti sono tutti gestiti da aziende che sono nelle mani delle multiservizi del nord, quindi i nostri soldi vanno là. E quindi non solo A2A, anche altre, anche gli impianti di compostaggio sono gestiti dalle aziende. Quindi alla fine il rifiuto è una risorsa, noi paghiamo solo il prezzo, cioè di andarlo a pigliare per terra. Tutto il vantaggio va altri, quindi questa è la situazione. Quindi la politica che è stata fatta in questi anni, che cosa ha portato? Di avere un'azienda senza personale, senza mezzi e senza impianti. Questo è il quadro che noi teniamo e noi l'abbiamo ereditata 18 mesi fa. Adesso è chiaro che se noi vogliamo migliorare il servizio in città, da un lato ci vuole una migliore organizzazione, su questo non è dubbio, ma dobbiamo avere un'azienda che abbia una struttura, che abbia il personale, che abbia i mezzi, che abbia gli impianti, altrimenti come si gestisce la spazzatura? In una città di 1 milione di abitanti, perché non è che stiamo parlando di un comune di 10.000 abitanti che sta sopra una montagna, questo è praticamente, siamo una città, la terza città d'Italia, che ha bisogno di un'organizzazione professionale che parte da un'azienda che abbia tutti i requisiti per poter essere in equilibrio e che consenta anche ovviamente di gestire dal punto di vista della tariffa, delle tariffe che siano sostenibili per i cittadini. E questo è fondamentale, quindi se noi non lavoriamo sull'organizzazione strutturale dell'azienda, i miglioramenti non li vedremo mai come noi ce li aspettiamo. Chiaro che io rivendico che in quest'anno e mezzo le cose sono migliorate, quando la gente dice che è tutto rimasto uguale, io dico non è vero, perché abbiamo ripreso a fare lo spazzamento, quando in città lo spazzamento non si faceva da tempi immemorabili, a lavare i cassonetti, che i cassonetti non si lavavano, e abbiamo sicuramente migliorato, malgrado l'incremento turistico importante, sia la raccolta che lo spazzamento nel centro storico. Chiaro che ci sono ancora periferie che stanno soffrendo, ci sta ancora la necessità di migliorare, c'è anche una necessità di avere una collaborazione dei cittadini, perché se ci sono tantissimi cittadini che fanno la differenziata e tantissimi cittadini che rispettano le regole, ci sono anche molti cittadini che non fanno la differenziata quando la dovrebbero fare e che non rispettano le regole, e anche tanti esercizi commerciali che non rispettano le regole che conferiscono fuori orario. Quindi su questo è fondamentale perché che ci sia un controllo anche rigoroso del conferimento, perché possiamo mettere anche 50.000 spazzini, ma poi se non c'è un controllo della gestione del deposito dei rifiuti, questo non ci porterà mai a poter raggiungere dei risultati soddisfacenti. Basta girare per la città, dove io giro, Enzo molto più di me, ma anche io giro, e vediamo che troviamo residui di ristrutturazione edilizia, la gente scarica gabinetti, le mattonelle, le porte di casa, chi si toglie la lavatrice la lascia in mezzo alla strada. Insomma, questo, se noi vogliamo che le cose funzionino, non può andare bene, quindi noi dobbiamo essere in grado tutti quanti insieme di poter fare un lavoro. Spesso le mini discariche sono date da
depositi di rifiuti che sono dei rifiuti che sono assolutamente irregolari, che dovrebbero essere smaltiti in maniera completamente diversa. Non sono neanche ingombranti, sono rifiuti speciali che poi costano all'azienda tantissimo, perché poi noi li dobbiamo portare in una discarica differenziata. Concludo. Chiaro che noi dobbiamo fare un percorso ancora significativo, però noi insomma la strada l'abbiamo intrapresa. Dalla relazione di Enzo emerge una cosa che per me è molto importante. Noi in questa prima fase ci siamo maggiormente concentrati sul centro storico, perché il centro storico ovviamente ci aveva un impatto turistico importante, aveva anche una pressione più significativa. Noi ogni giorno abbiamo nei giorni di picco dai 200.000 ai 300.000 turisti, quindi questo significa che la popolazione della città aumenta del 20-30%. D'ora in poi, e con il progetto sulla sesta municipalità, ma anche con il lavoro che si sta facendo su pianura, su altri, invece ci sarà un intervento significativo sulle periferie. Il problema poi della tariffa, e concludo. L'incremento è un incremento non del 20%, è un incremento variabile. Quello che voglio dire è che le famiglie il prossimo anno non pagheranno nulla in più, niente, zero in più, perché benché la tariffa aumenta, perché la tariffa è come la tariffa della luce e del gas, l'esborso sarà compensato da un bonus che noi mettiamo prendendolo dalle risorse del bilancio, perché la tariffa non viene fissata da noi, viene fissata dal governo nazionale, quindi noi non possiamo modificarla, non c'è nessuna possibilità. È ovvio che noi facciamo un grande sacrificio, perché sottraiamo risorse al nostro bilancio per poter compensare le famiglie. Ma come Rosario diceva, è un momento complicato, è un momento in cui aumenta l'inflazione, non sono aumentati gli stipendi, c'è una difficoltà significativa, e quindi a un certo punto, quando c'è una difficoltà, uno fa un sacrificio. E questo sacrificio lo fa l'amministrazione e il Consiglio Comunale per fare in modo che le famiglie non verseranno neanche un euro in più, indipendentemente dal reddito in questa fase. Poi valuteremo tecnicamente, perché questa è materia complessa dal punto di vista tecnico, se queste forme di bonus, in base alla loro sostenibilità, possano essere in un certo senso modulate in funzione del reddito. Questo è un problema. Chiaro che noi in questa maniera, noi oggi partiamo da un anno zero, perché abbiamo rimesso in ordine una situazione che era così da anni e anni, in cui non c'era nessuna corrispondenza tra i costi del servizio e la base imponibile, cioè la relazione era zero. Adesso, da oggi, noi abbiamo una base imponibile reale e abbiamo un costo del servizio reale. Quindi possiamo cominciare a discutere. Il primo punto è aumentare la base imponibile. Noi abbiamo fatto una stima con Pierpaolo, riteniamo che l'evasione, l'elusione, che non sono quelli che non pagano, ma quelli che non sono registrati, l'elusione per quanto riguarda le famiglie non è estremamente significativa da una stima che abbiamo fatto, ovviamente può darsi pure che esiste sui problemi delle residenze, ci stiamo lavorando, dove c'è un'elusione molto significativa è sulle attività commerciali, dove la stima delle attività commerciali che sono registrate dagli indicatori che noi abbiamo è inferiore in maniera significativa a quelle reali. Quindi questa è una cosa su cui noi ci concentreremo nei prossimi mesi per fare in modo che ci sia una registrazione corretta sia in termini di superfici che in termini di ragione sociale di tutti coloro che sono quelli che debbono pagare. L'aumento della base imponibile rappresenta il primo requisito per poter abbassare la tariffa ed è quello che noi faremo nei prossimi mesi. Però c'è stato un dibattito molto intenso e devo dire ringrazio tutti gli esponenti della maggioranza e anche i colleghi della minoranza per il contributo che hanno dato e anche il sostegno all'azione che noi stiamo facendo. Ma noi dobbiamo avere responsabilità, cioè per troppi anni abbiamo raccontato una realtà che non c'era, abbiamo visto quello che è successo, adesso noi dobbiamo dire la verità, perché la verità può anche fare male, però rappresenta la base per andare meglio. Se noi continuiamo a raccontare fatti che non esistono, a fingere che le cose vadano in un certo modo, quando nei fatti sono completamente diverse, andremo di male in peggio. Questo lavoro l'abbiamo fatto con ABC, questo lavoro l'abbiamo fatto con SI, lo stiamo facendo con ANM, lo stiamo facendo con Napoli Servizi. Per garantire dei servizi di qualità dobbiamo avere aziende strutturate, ben guidate, col personale giusto e con le strutture giuste, altrimenti non si va da nessuna parte.
E noi, questo significa anche garantire lavoro di qualità a chi entra nelle aziende, significa ridurre al minimo le esternalizzazioni, il lavoro precario, il lavoro interinale, il lavoro a intermittenza, avere persone che sono dipendenti, strutturate, che hanno fatto un concorso regolare e che possono dare il contributo che debbono dare alla nostra città. Quindi io ci tenevo a fare questa precisazione perché questo ci aiuta complessivamente al dibattito che dobbiamo completare adesso con i prossimi atti. Grazie.